Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un team che esce dalla Global Exhibition, dall'International Challenge, dalla gara online, chiamatela come diavolo volete, il secondo classificato nello specifico, che ha fatto veramente tanti punti, 1847 di rating, secondo al mondo, questo team che, come potete vedere, prevede Garchomp, Corviknight, Chiyu, Specs, Crinialato, Among Us e Tinglu. È un team che promette solidità ma anche tanti danni, insomma lo andiamo a provare insieme. Io ho un premessa, l'ultima settimana, 10 giorni, sono usciti pochi video su YouTube, complice il fatto che sto spingendo tanto per la preparazione per l'EWIC, per gli European International che ci sono questa settimana, questo fine settimana nello specifico. Scusatemi quindi se ho prodotto meno, ma è un periodo non facile, anche perché insomma ho cerchiato sul calendario questo appuntamento, quello degli europei, per cercare di fare particolarmente bene, ma non lo so, spero di non aver perso tempo, non mi sento neanche troppo preparato, quindi alla fine non ho fatto né l'uno né l'altro. Ho preparato tanto gli europei, tanto, ho fatto veramente le 2-3 di notte, tutte le sere, nei ritagli di tempo ho cercato di darci dentro, vediamo se sarò riuscito a cavare un ragnolino dal buco, vediamo, però ecco, scusatemi se vedete che YouTube ultimamente è un po' più lento nel partorire video. Questo potrebbe anche essere l'unico video di questa nostra settimana, perché io per l'appunto domani partirò. Oggi alle ore 15 eccezionalmente vi aspetto su Multiplayer per PokerRadar, e alle ore 18 c'è l'ultima puntata di Regular Season, la week 9 della PTC su Twitch, quindi venite. Dalla prossima, dalle semifinals e le finals, avremo lo spostamento delle live per quanto riguarda solo la PTC, ok, qui su YouTube, quindi si tornerà sostanzialmente un po' alle origini. Il 26 aprile ed il 3 maggio infatti avremo rispettivamente semifinale e finale qua alle ore 18 su YouTube. Io però intanto vi aspetto per una week 9 che promette veramente scintille, ma adesso è il momento di partire. Lasciate mi piace, un commento e un'iscrizione a questo dannato canale. Vi ricordo, al primo di commento pinnato in alto, che trovate il codice sconto Pardini sul Level Up per garantirvi uno sconto incrementale 20-30-40% a seconda dell'ordine. È veramente clamoroso, il link lo trovate qua sotto, è valido fino al 13 aprile, quindi spicciatevi. Signori, partiamo, proviamo questo team. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Parigi, Raf King, Andy, Chiyu, Iron Hands, Flutter, Palafin. Devo provare Trick Room probabilmente. Non gliela potremmo negare con Specs CU, che però vedo non ha Overheat. Bene, mossa più forte questo Pokémon. Lo vedo adesso, non c'è. Benissimo. Piacevole. Proviamo a partire così. Cioè lui secondo me mi fa Iron Hands, fa Rigiraf. Io non vedo bene né Tinglu né Garchomp, perché c'è Tinglu, perché c'è quel troiaio di bundle. Lasciate mi piace. Aspettate, dannazione. Allora, Farigiraf l'ha messo, però ci ha messo il delfino curioso. Io dico la verità, potrebbe veramente se la cristallizzare, cioè molto probabile che lo faccia, probabilmente no, molto probabile che lo faccia. Io lo doppio senza, perché
Secondo me prende comunque una pigna. Cioè, poi se ha fatto questa lead, lui secondo me è safe di Goggles, vi dico la verità. Quindi mi aspetto una bella Terra Fairy. No, lui tenta il Jet Punch. Che bello le giocate senza senso. Che bello le giocate senza senso. Eccolo lì. Vabbè, viva la best of one, ragazzi. Viva la best of one. Wave Crash giù CU. Calma però. Ha terra cristallizzato lui, vuol dire che non ha terra cristallizzato l'altro. Quindi noi perdiamo CU. No, perdiamo Flutter. No, si perde un tuo perché è Sash. Bene. Beh, più o meno. Facciamo una robina. Facciamo una robina. Più o meno. Ma non usco. E qui Corvina. Ti non voglio perdere nessun dei due. Ma guarda, a questo punto gliela voglio ribaltare questo tegame. Corvina è sonnolento. Come lui qui potrebbe fare un Wave Crash su CU, probabilmente mi fa Jet Punch su Kline, però lo potrebbe fare anche di là, capito? Visto? Gli ho predittato giusto dove avrebbe fatto. Tesorino bello. Allora, te non hai ingressi su questa sporella, vero? Non ho neanche bisogno di tergicristallizzare, ti dico la verità. Da Psychic non prendo poco. Però mica muoio. Ferro Palmas. Vieni, vieni. Vieni, vieni, Ferro Palmas. Tanto noi piazziamo il corvo. Sono cacato addosso, eh. Stavo di prendere molto meno. Comunque che si reggesse era super calcolato. Bene, Topino. Molto bene, Topino. Mi ributta CU. Va di Iron Hands, Iron Hands a destra. Danneggiare fa di giraffe. Tanto Hands deve dormire. Questo è un buon danno. Ci avessi vampata. Terrascopio Ghost la vedo solo adesso. Ma che gli serve? Per Flutter. E però mi sembra veramente un'esagerazione. Noi però ora la Terra Ghost a famo, eh. Quanto lui, secondo me, protegge la Farigi. Si fa Terra Ghost per non prendere Drain Punch sul 1-2 Wake Up di Iron Hands. È abbastanza scontato. Mamma mia. Like an open book proprio. Ciao Enzo. Non sapremo mai se ti sei svegliato. Non lo sapremo mai. Alla fine.
era Waterino. C'è da azzeccare dove va lui, eh. Io fossi lui andrei su Corviknight, pensate. Ma che cazzo di danno è? Ma che cazzo di danno è? Ma raga! Vabbè, direi partita probabilmente persa. Però siamo attenti. Direi partita probabilmente persa. Qui c'è un 50-50, però devo andare sempre su Corvi. Perché è quello che è meno probabile abbia Protect. Io qui se faccio da Zinglim non killo comunque Farigia, quindi è la giocata giusta. Ok raga, vabbè, un team molto strano il suo. Un team che turno 1 spanza Farigiraf per fare una meravigliosissima Protect. Viva la vita. Va bene. Va bene. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Eh no. Non è finita però. Non è finita, aspetta un attimo. È che no, Farigia funziona, non muore di mondi. Se avessi fatto Dazzleglim il turno precedente, beh chiaro, se mi ci faceva Jetpunch era finita. Portavo Farigia in range. Ok, Frischer muore lo stesso, è Bulkless. Infatti ecco perché Deep Psychic ci ha fatto veramente un boato su Among Us. È che lui ha un quarto. Ferro sacco. Ferro sacco. Che avrà Icy Wind. Col seno di poi in questa partita era da fare la Tera di Among Us, forse. No, c'è Freeze Dry. A vedere se lui magari fa una cazzata. Vabbè, ma qui è finito. Lui fa Icy Wind. Oh no, fa l'eufilizzazione. Che però è sufficiente. Avrei dovuto tentare Dazzling Crit. Vabbè, allora alla fine della fiera si perde veramente di poco. E se avessi fatto Dazzling il turno precedente, quando ho protetto Flutter, no? E lui mi è andato giustamente su Corviknight, l'avremmo vinto. Vabbè, qui lui ha Jetpunch, Gigi. Però, questo comunque denota e dimostra anche la solidità di questo team, che è un team molto solido, ovviamente. Che con una roba molto strana, Macapò si vinceva lo stesso, nonostante secondo me una giocata G1 abbastanza discutibile, con una Protect che, su un po' come fa Rigiraf, che peraltro non è giocato, c'è e non c'è. Ma amen, va bene così, andiamo avanti. Nono. Però lui non è nono, ragazzi. Cioè, c'è scritto nono, ma non è nono. E Corvi lead, guarda bello. Sì. Farei questa roba qua.
Corviknight è buono perché entra praticamente su tutto. Among Us ci vuole perché c'ha Palafin. Chomp ci vuole. Crinalato si comincia a smenicchiare. Poi qui al solito sarà Vital Spirit. Ma io me ne vado, tanto lui tergicristallizza. Qui bisogna vedere se lui è Defiant o Vital Spirit. Delfinator se ne va, si entra Arca, prende Intimidate, entra Team Blue, quindi ottimo. Terra Fire, potrebbe anche aver fatto Terra Water magari, se... però secondo me è Terra Fire proprio Arca in questo meta. Noi ci cala un Bull Cappino. Questo è quello che temevo, però raga, che bisogna fa? Ok, gran fisio di V e gran fisio di là. Vento in coda spora. Su Dinglu. Quali si fa qui a smogliere ora? Tra un po'. Noi abbiamo una Mongus che è lento come la merda, perché sotto Tailwind non va sopra Tinglu, che è visiera antisabbia. Posso mettermi a piangere? Ma li troviamo veramente tutti noi? 32 spin. Io l'avevo fatta stagionato perché vengono usati tutti i 50. No. Non ci proviamo nemmeno a fare spora su Annihilate. È Vital Spirit sicuro con la nonchalance che sta avendo. Questo è un pugno furibondo che ha più 2, ma noi pure, quindi si straregge. Ora gli abbiamo pulito il furibondo, però. Il bird non serve a nulla perché muore prima ancora di... Forse invece di fare clear smog dovevo fare sfera polline. Io non mi aspettavo Tinglu. Mamma mia, ragazzi, li trovo tutti, io li trovo tutti, io li trovo tutti. Li trovo tutti, io li trovo tutti. Con Tinglu che dorme, io non prendo catastrofe, ho Corviknight al 60%, capito ragazzi? Però porca troia, avete rotto i coglioni a sopravvivere sempre. Ora morirà di carta vetro, ma mi prenderò Rage Fist. Che palle. No, mi prendo un'altra roba. Prendo un'altra catastrofe di un oggetto che doveva dormire, capisci? Ah.
self polliniamoci. Lui probabile protegga, ma mi farà catastrofe su Among Us, quantomeno Regenerator. Che non posso buttare flat, mi ci fai V-Slam, tanto di sicuro ce l'ha, perché... Bene, merda. Ora, lui ha più una difesa, ragazzi, ma direi che da Dragartigli muore, eh. Arcanine. E lui è Arcanine. Palafi Annihilate. Noi abbiamo fatto delle ottime scelte con Among Us. Chiaramente Team Glue, Safety Goggles, mi fa passare la voglia di registrare film, ma nel senso che è un altro discorso. Ecco, raga, bisogna tirare anche noi. E mettere a letto Arca. È una partita lunghina questa, eh. Safety, e se ce l'ha lui e non ce l'ha quell'altro, eh? Dannazione. Poi. La polline. La moto non è gustosa, non so se fare Dragon Claw qui. Io fossi lui leverei Arca. Per rintimidire, buttando, che so, magari a Nile per morire. O il delfino per mettermi pressione. Purtroppo, raga, è una partita di pet. So che voglio essere un disco rotto, ma falsata da... cazzo di King Glusefati, ma noi rimaniamo qui sul pezzo. Lui leverà Palafin o mi prova a attaccare dritto per dritto. Protegge. Qui bravo a leggerci la giocata, ma grazie al cazzo tesoro, hai il coltello dalla parte del manico. Un manico che ti è stato dato in mano in virtù di una lista chiusa, che come si suol dire, thank you de cazzo. Io provo a sporare. E provo a vedere se finisce. Tanto se lui mi fa Wave Crash su Garchomp poi prende un boato. Ma secondo me lo fa tutto lì per farmi Stomping. Vediamo se pesco il Jolly. Sì che pesco il Jolly, Team Q! Stellina mia. Stellina mia.
Cosa me ne faccio? Niente, però tanto ho pescato il jolly. Ci si prova tutta, raga. Bisogna perseguire la win condition. Il fino qui deve morire. Io penso che lui mi vada su qua, su Among Us. Ottimo. Poi, se ora voglia di dormire, magari la butto lì, eh. Sarebbe non essere una brutta idea dormire. Allora, lui leverà il delfino, probabilmente. Nel momento... leva uno dei due per mettere arca. Qui deve dormire sto cazzo di delfino. Quindi noi dobbiamo fargli fuori Arcanine il prima possibile. Perché un late game con Garchomp a meno 1 lo posso sostenere. Un late game con Garchomp a meno 2 no. One true wake up. No ragazzi, però non si può, eh. Non si può, eh. Qui se lui avesse preso sto danno, noi eravamo messi benissimo. Perché era in range di Dazzling o di Moonblast. Ce ne rendiamo conto. E in virtù della sash che ho su Flutter ero comodo e tranquillo. Niente, one to wake up. No, ragazzi, Protect Safety Goggles Team Gloom. Ma che dai, ma facciamo un attimo i seri, dai. Ma che roba è? No, ragazzi, ma facciamo i seri. Io ero andato lì perché ho detto, se non regge muore, se regge va su pala fin. Ma che roba è veramente? Ma non ti vergogni. Ma non ti vergogni. Io overpredicto. No, ragazzi. Ma perché non possiamo mai avere una partita normale? Dove l'avversario gioca con 7. Guardate bene, magari non sono neanche malvagi, eh. Allora, noi ora salvo doppie Protect. In teoria un terremoto, noi abbiamo Flutter più veloce, vero? Sì. Un terremoto Magibrillio, in teoria, siamo sempre a posto. Anzi, dirò Moonblast, tanto Magibrillio non ha senso. Perché se mi va di Jet Punch, boh, se non mi va di Jet Punch, perché pensa che io protegga, mi va di Wave Crash. Prende terremoto e poi riprende terremoto. Signori miei, abbiamo vinto. Maremma ladra. Abbiamo vinto. Perché abbiamo fatto una partita dell'oddio. 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 Abbiamo vinto.
se non merita e mi piace questa partita. Io non so cos'altro. E vi dirò di più. Vi dirò di più mentre questa Nile se ne va. Vi ricordo anche di iscrivervi alla Team Aqua Research Lab, ragazzi. Perché i posti qui stanno andando via. La scuola di competitiva vera del Team Aqua. Sapete cosa? Al primo commento io vi metto anche quello di link. Così non si sbaglia. È già il momento però dei saluti, perché è avvenuto un secondo game stupendo, ma lunghissimo. E quindi io vi mando un bacetto. Due sole partite, magari lo potremmo riportare, chissà, anche se non penso, dato che finita questa settimana, dove probabilmente non ci saranno altri video perché domani parto per Londra, che venerdì si gioca subito, Lewick prevede uno dei due, e non per me, ma per chi gioca la finale dei tre. Ci vediamo direttamente settimana nuova, dove vi porterò il team, chiaramente, che avrò portato a Lewick. Un bacetto. Signori, questo weekend alzate le mani al cielo, ne avrò veramente tanto bisogno. Ciao, ci vediamo oggi, ore 18. Ultima puntata su Twitch di regular season di campionato della PTC. Poi ci saranno semifinale e finale. Ma intanto venite a vedere stasera chi arriverà in semifinale e finale. Ciao ragazzi.